Quello che stiamo vivendo, fratelli e sorelle, è davvero un giorno unico nel tempo liturgico che abbiamo la possibilità di vivere. È un tempo unico perché oggi questo tempo, queste ore, questi minuti prima dell'annuncio pasquale, in modo particolare abbiamo la possibilità di contemplare Maria, di avvicinarci a lei, e vogliamo farlo questa mattina in punta di piedi. Vogliamo farlo come lo ha fatto per una vita San Pio da Pietrelcina, che in questa chiesa per una vita intera ha avuto la gioia, l'onore, la responsabilità di contemplare il volto di Maria in questo bellissimo mosaico, nell'immagine classica della Madonna delle Grazie che è custodita nella chiesetta antica. E vogliamo farlo con il cuore di figli. Sapete, mi veniva in mente questa cosa proprio ieri, subito dopo la liturgia della Passione. Per tradizione la Chiesa viene spogliata, vedete questa atmosfera così strana anche per un tempio, e ho pensato che qualcosa di simile avviene nelle nostre case. Sapete quando? Quando una mamma viene colpita da una sofferenza, da un dolore. Nella famiglia tutti possono stare male, il marito, i figli, i nonni, tutti, ma la casa, quasi potremmo dire per miracolo, va avanti anche nelle sue, potremmo dire, rifiniture, anche nelle cose più semplici. Non manca mai niente: la spesa fatta, la luce, il letto rassettato, ogni cosa sembra che funzioni, nonostante anche per la mamma in quei giorni particolari significa veramente farsi in quattro. In modo particolare tante donne oggi affrontano anche il mondo del lavoro e quindi devono far rientrare tutto, e anche coloro, è vero, oggi, ecco, non voglio fare un torto ai papà, agli uomini di casa, che pure in modo mirevole in questa nuova generazione, davvero una cosa che merita tutta la lode e l'approvazione, si danno da fare, partecipano, però ecco, spero non sia solo un luogo comune, il tocco della mamma fa la casa diversa. C'è un'altra luce, un altro profumo, un'altra armonia. E ripeto, può capitare di tutto, ma quell'armonia sta lì, costi quel che costi. Quando una mamma viene colpita, magari deve andare in ospedale, la casa cambia. In pochissimi minuti sembra che non sia più quella di sempre. Proprio il profumo, la luce, ogni cosa, qualcosa di simile, credo, anche noi viviamo in questi giorni, in queste ore, perché la mamma di Gesù è stata colpita da un dolore, è morto il suo figlio. Sapete che fra ogni mamma e il proprio figlio c'è sempre il cordone ombelicale. Una volta, un giorno, ecco, la vita per miracolo, il Signore vuole che nasca proprio nel seno di una mamma. Questi due cuori che per tanti mesi condividono questa vicinanza, questa comunione profonda. E anche quando il bimbo nasce, ha una sua indipendenza fisica, comunque anche gli psicologi in qualche modo, ecco, dicono che questo cordone ombelicale, questa comunione profonda, questa intimità non finisce mai. Ecco perché questa mattina, ecco, vogliamo anche noi, come Padre Pio, avvicinarci a lei e condividere i suoi sentimenti, quello che lei ha vissuto un giorno e quello che lei oggi vive in comunione con tutta l'umanità. Quali sono i suoi pensieri? Quali sono i suoi segreti? Fratelli, sorelle, non lasciamoci ingannare dalle immagini che naturalmente ci comunicano tutta la tristezza di questo mondo. Maria non è una donna sconfitta. Quello che vediamo non è il volto di una donna che deve constatare la fine della sua speranza, delle cose che profondamente porta nel suo cuore. Proprio per niente,
È un momento importante, certo anche drammatico, ma proprio per questo quella speranza, seppur segnata profondamente, ecco, dalle sofferenze, è pronta a ripartire, a rinascere. Ecco perché Maria è la donna simbolo, potremmo dire, di tutte le mamme coraggio, di tutti coloro che non si danno mai per vinti, qualunque cosa accada, qualunque sofferenza, qualunque battaglia, qualunque dolore possiamo attraversare nella nostra vita. È la donna che vede al di là. Dicevo, quali sono i suoi sentimenti? Il primo, la certezza nella fede che quel suo figlio Gesù sta compiendo un'opera grande, un'opera di salvezza che abbraccia tutta l'umanità. Oggi, nella tradizione anche teologica, Gesù scende negli inferi, nel luogo più profondo della terra, nel cuore della terra, dove sono sepolti i nostri avi, tutti coloro che ci hanno preceduto anche prima della nascita e dell'opera di nostro Signore. Ecco, il Signore non lascia nessuno indietro, nessuno. Torna in questo luogo misterioso, profondo, per riabbracciare tutti, perché tutti possano partecipare a questo progetto di luce, di vita eterna, di risurrezione. Lo fa, potremmo dire, attraversando i secoli, le generazioni, e lo fa anche entrando nella nostra coscienza, in quel buio, in quel luogo misterioso, dove convergono i nostri peccati, le nostre tristezze, le nostre follie. Cristo è là, sta lavorando nel silenzio. Vuole compiere quest'opera di purificazione perché nessuno di noi si perda, perché tutti possiamo sperimentare la gioia della vita eterna, dell'amore vero. E poi, accanto a questa certezza, anche una nuova responsabilità per Maria. Proprio sotto la croce ha ricevuto queste parole di Gesù che la rendono responsabile nei confronti dell'umanità. Quanto lavoro c'è da fare, quanto lavoro. Maria, che viene affidata a Giovanni, in Giovanni tutta la Chiesa, ogni uomo, ogni persona. Ieri, all'interno della liturgia della Passione, abbiamo potuto compiere un gesto molto bello. Gesù era crocifisso, come in questo momento, al centro della navata, e ciascuno di noi ha compiuto una processione finché si è trovato faccia a faccia con Lui. Cristo ha salvato il mondo, ma per capire questo, prima di tutto, è necessario che ciascuno di noi capisca che ha salvato me. Lo devo guardare nel volto, quegli occhi. E se io nella mia vita, in tutto l'arco della mia esistenza, non ho mai incrociato gli occhi di Gesù, forse non potrò mai aver potuto partecipare in pienezza a questo mistero della redenzione. E oggi potremmo dire, compiamo lo stesso gesto, guardando e contemplando gli occhi di Maria. E riconosciamo in lei la nostra mamma. Lei è la mamma. Dobbiamo guardarla nel volto. Dobbiamo ristabilire con lei questo rapporto forte, straordinario. Sapete, proprio qualche sera fa ho visto in TV, nella TV nazionale, una testimonianza che mi ha veramente scioccato, di una mamma, forse qualcuno di voi avrà avuto la possibilità anche di vedere queste immagini. Una mamma ha testimoniato una cosa bruttissima che le è accaduta. Praticamente il figlio ha tentato di avvelenarla, e siccome questa cosa non è del tutto riuscita, anzi questa mamma non ha, questo ragazzo, un giovanotto, aveva preparato addirittura una scena, non sto qui a commentare, aveva lui preparato un pranzo per i suoi genitori simulando un gesto di affetto, di comunione, in realtà c'era questo progetto terribile, ma questa mamma inavvertitamente, siccome non ha gradito il piatto, non l'ha mangiato tutto e questo l'ha salvata. E ad un certo punto questo ragazzo, quando ha capito che non le sarebbe bastato quella dose, fisicamente ha tentato
proprio di togliergli la vita. E questa mamma ha capito quello che stava avvenendo. E sapete, lei ha detto questa parola, ha pensato che fosse impazzito, che magari avesse assunto qualche sostanza, che le avesse tolto la capacità anche di capire. E lei utilizzava questa parola, sono tua madre, sono tua madre. Come se questa parola potesse finalmente aprirgli gli occhi e dire, ma che stai facendo? Sono tua madre. Questo non è bastato. Però, ecco, voglio prendere questa parola, questa invocazione, questo grido, e questa mattina vorrei metterlo sulle labbra di Maria, che lo dice a noi, quando anche noi perdiamo il senno, perdiamo la strada, e anche noi perseguiamo dei progetti che non sono quelli di pace, di armonia, e non sono quelli di figli suoi, quelli che i figli suoi dovrebbero vivere. Ecco, questa mattina Maria di Nazareth ci dice con tutto il suo cuore, ma io sono tua madre, io sono vostra madre. Ecco, mi auguro con tutto il cuore che questo possa veramente scuoterci e possa darci questa responsabilità, rientrare nella dignità di una madre tanto bella, tanto santa. E poi, fratelli e sorelle, in modo particolare, essere mamme, certamente, nella carne è un grande dono, una grande responsabilità, una straordinaria vocazione, e le mamme crescono con i loro figli, ecco, quelli bravi e anche quelli, come vi ho raccontato, che insomma talvolta perdono proprio, no? questo onore di essere chiamati figli. Ma si è mamma in tanti modi, ci sono mamme che pur non avendo fisicamente generato, eppure sono mamme di questo mondo, nella vita professionale, quante insegnanti, quanti medici, quante che si occupano e si accostano a coloro che hanno più bisogno con sentimenti materni. Avere questa visione del mondo, della vita, non come di coloro che stanno accanto a noi come estranei, coglierli nella loro umanità, sono figli, sono fratelli. Ecco, e vivere questa vocazione materna significa esattamente questo. Fra queste persone, in modo particolare, vogliamo questa mattina pregare per le suore, per tutte quelle donne che consacrano la loro vita al Signore, ma anche per il bene di questo mondo, per il bene della Chiesa. Ringrazio di cuore Suor Soccorro, che è responsabile delle suore anche di questa diocesi. Certo, non tutte possono essere presenti, ma idealmente, in modo particolare, vogliamo vedere in questa scelta così bella, così coraggiosa in questi tempi, proprio quella maternità che è piena di gratuità, di amore per il prossimo. Ecco, ci sono delle figure meravigliose, Madre Teresa di Calcutta, una fra tante, che hanno espresso in modo, potremmo dire, eccellente questa vocazione nei confronti di questa umanità, che talvolta, ecco, si presenta nella sua povertà, nella sua fragilità. Conservare e custodire questa vocazione materna con la tenerezza, la capacità di stare accanto, di accompagnare. Pensiamo a quante suore accompagnano i bambini negli asili, ecco, non è un lavoro. Non è un lavoro, è una missione, è una vocazione. E davvero abbiamo bisogno oggi di tante donne, di tante ragazze che accolgono questa vocazione, come per esempio quello della preghiera, pregare per l'umanità, di tante donne che vivono la loro vocazione anche claustrale. Vi voglio raccontare a questo proposito un'esperienza, spero che Suor Noemi, non so se ci vede, è una suora che è vissuta per tanti anni in Casa Sollievo, ora è nella casa di riposo di Cassano, degli Apostoli di Gesù Crocifisso che vivono che qui in Casa Sollievo. Qualche tempo fa è arrivata una bimba in Casa Sollievo, si chiamava Donatella, dico si chiamava perché ha concluso il suo percorso a solo 7 anni. Questa bimba aveva tante di quelle difficoltà fisiche, ma potremmo dire quella più grande era che di fatto la sua famiglia l'aveva abbandonata.
E io ricordo proprio quando questa bimba arrivò, ero cappellano in casa sollievo, e la suora che si occupava del reparto, uno dei più terribili, in rianimazione, questa bimba è vissuta per 7 anni in rianimazione, in quel reparto lì, dove a destra e a sinistra c'era chi partiva per il cielo, e lei viveva la sua vita. E questa suora che si è presa cura di questa bimba, possiamo dirlo, è diventata mamma di questa bimba. La coccolava, i cartoni animati, il vestitino, tutto quello che in qualche modo deve essere un diritto di un bambino, nonostante tutte le sofferenze di questo mondo, perfino l'abbandono dei propri genitori. Ecco, qualcosa di simile ogni volta mi sembrava di leggere quella pagina del Vangelo, quando Gesù dice: questa è tua figlia, questa è tua mamma, come se Gesù le avesse presentate. Ecco, quel miracolo, come tanti miracoli che avvengono nel mondo, ci ricordano che il lavoro delle mamme è preziosissimo e veramente rende questo mondo santo. Papa Francesco, e concludo, proprio negli ultimi giorni ha lanciato questo accorato appello a pregare per le mamme dei ragazzi dell'Ucraina e dei ragazzi che sono della Russia. Le mamme, solo le mamme, possono anche cogliere un conflitto, una guerra, in modo diverso dai politici, da tutte le persone che magari vedono queste cose e le analizzano con un cuore talvolta di pietra. Invece le mamme no. Ecco, le mamme, abbiamo bisogno di mamme sante, abbiamo bisogno noi di acquisire un cuore di mamma. Ecco, con questo spirito vogliamo chiedere al Signore che ci doni la grazia di camminare verso la Pasqua che ci attende.